radio, viva radio, viva radio tu. Insomma, alla dattilografa. Non so. Ci vorrebbe la lente d'ingrandimento. Che dobbiamo fare? Ripetiamo. Allora, ripetiamo. Poi vediamo. Abbiamo mille mani per... No, mille occhi per vedere, mille orecchie per sentire, ma soprattutto mille mani per punire. E per toccare. E per toccare, bravo. Tutta da capo. Certo. Tanto è un minuto. In verità non so perché, ma mi viene da ridere. Beh, almeno non perde la memoria. Senta, scusate, ma tra di voi cosa vi dite? Beh, spesso... Sì. Era l'altro smemorato. Mamma. Sì, un attimo, sì. Perché qui sì. Smemorati sono troppi. Sono due, lo so. Allora, io chiamerei un attimo sì. Il mio portaborse, sì. Boxy, e sì. Lo farei venire un attimo qua. Sì. Allora, testa di c***o, vedi? Questo non toccava mica lui, eh? No, ero io, ma c'è scritto smemo. Esattamente. E allora ho detto la sua. Allora, dicevo, tra di voi, ora... Mi passi lo smemorato di Bologna, com'è? Dicevo, tra di voi, cosa mi dite? Allora, non so più chi sono, cioè... Voglio fare, ti va di fare un libro bello. Su cosa? Ma facciamo un libro su... Non so... The poor case. No, ma l'identificio si legge poor case. Allora, quando non avete la voce, esatto, o non siete venite. Malati, delegate ad altri, va bene? Hai capito, Bozzi? Ce l'aveva fino a due secondi fa. Francesco Bozzi da Palermo, laureato tra l'altro. Sì, fa il pirla col make-up. Fai vergognare la tua povera mamma quando esatto. Ti sente. Anche la moglie. Tutti i soldi spesi per quei libri ed è qui con un megafono adesso a dire una cosa e tra l'altro senza voce. Sì, è vero. Cosa ne pensa Lolli di questo? Guarda, ma la macchina della verità, il gioco è semplice, eh? Sì. Vai. Sentiamo le domande. Allora, Alex, sei pronto? Sì. Allora, eccomi. Allora, ti faccio una domanda. Alex Del Piero, la Juventus ha 8 punti di vantaggio, il campionato è già finito? Sì. Beh, no, il campionato è ancora lungo, ci sono squadre forti che in ogni momento possono recuperare punti, quindi dobbiamo dare il massimo in ogni partita. E il campionato di conseguenza è apertissimo. Certo. Alex Del Piero, oggi sei stato sostituito, così, ad esempio finta, sei stato sostituito da Mutu, il quale appena entrato ha segnato. Qual è il tuo stato d'animo? Sono felice, insomma si gioca per la squadra e non per se stessi. Sono veramente contento per Adria che si è fatto trovare pronto. La Juventus si è dimostrata ancora una volta di avere tanti campioni capaci di risolvere la partita in ogni momento. Questo. Alex Del Piero, una confessione, è sicuro di andare ai mondiali? Beh, no, ovviamente no. Siamo tanti giocatori, giusto che Lippi scelga quelli più in forma.
Spero come tutti di essere convocato, in caso contrario però nessun rancore. Certo. Sono ragazzi in Germania con il cuore e sarò il primo tifoso della nazionale. Bene, benissimo. Allora ci siamo, allora entra qua dentro sta macchina, Alex entra dentro, un attimo. Alex Del Piero, la Juventus ha 8 punti di vantaggio, il campionato è già finito? Sì, 8 punti, quanto ci piglia, no? Certo, se prendiate 8 punti c'è da tagliarsi le... però voglio dire, ormai cioè, siamo lì, certo. Siamo lì. Senti, Alex Del Piero, oggi sostituito da Mutu che è appena entrato, ha subito segnato, qual è il suo stato d'animo? Mi gira le palle. Com'era il gol? Dai, sì, vabbè, facevano tutti, dai. Alex Del Piero, una confessione. È sicuro di andare ai mondiali? Sono sicuro sì, anche perché se Lippi non mi porta gli buco le gomme della mano. Altro che Viareggio, anche la barca gli affondo. Poi dai, vai avanti, andare in Germania che cosa fai? No, l'abbiamo scritta noi, non te... Lippi l'abbiamo scritta noi, vado in Germania giusto contro l'Italia e poi scrivo tutti i muri Lippi gay. Che partiamo con il migliore, ecco, Mario Bianchi. Se vogliamo abbassare quel megafono, perché mi faccio una riga e mezzo, se tu mi fai questo megafonata proprio nel padiglione auricolare, mi entra dal microfono e mi spara nella cuffia. Scusa, una iniziale molto pericolosa, il Jet Kune Do, che è un'arte inventata si fa sugli aerei. No, che Bruce Lee negli anni 70. Ma che c'entra Bruce Lee? Sì, la inventò, prese tutti i colpi micidiali di tutte le discipline e le mise insieme. Il numero uno in Italia è Mike Faraone. In due mosse, vi faccio vedere ad esempio come far male, vedi? In due mosse tu no. Non hai fatto un c***o perché c'è il polso, non te l'ho fatto perché c'è il polso troppo fine, avevo paura di rompere. E vediamo, fammi vedere, falla rallentatore. A rallentatore, ti faccio. Perché io con due su mosse, questa non la puoi fare? Sì, sì, te la posso fare, ma su questa ti faccio più male, su questa te la faccio meglio. Per quale in due mosse, sì, piano, se volete, vedi? In due che mosse. Fa così? No, è che te lo faccio piano, si se rompe. Te lo faccio veloce ti si rompe. Ma che c***o dici? Non sento niente. Lo so, non senti niente perché te lo faccio piano. Ciao. Aspetta, io... facciamo una cosa là. No. Jet Kune Do, guarda, in due mosse. No, dai, in due mosse, il dito tra e rompi. Allora facciamo una cosa, rimandiamo a quando siamo in piedi, gliela faccio vedere in piedi, due, tre in piedi gliela faccio vedere, ok? Volevamo. Questa fa male, questa qui, così, sì. Dimmi che è un'arte marziale. No, era così, questa era. Sentite, così, vabbè, tutto questo. Dopo glielo faccio vedere, in tutto piedi. Questo, Viva Radio 2 il 9 sì. Ottobre. Comincia. Ho fatto nulla. Senti. No, non ho mai fatto nulla. Il maestro di ritorno ha guardato e gli ha detto poi, quando io canto, ad esempio, sì. Faccio la stop, tu fai sempre sì, così. Sì. Stop, io gli poi faccio stop Baldini, gli fa la cortesia, è la prima volta che fa il ballerino su Rai, se no ti mando dalla Gallucci, okay. Ti mando dalla Gallucci e ti faccio Roberto Baldini, dove? Dai, ti prego. Ma cazzo! Hai capito? No, e cosa vi ho detto? Appena mi sente mi fa. Marco stai riprendendo. Non lo fai mai più. È fuori tono.
fatto la deviazione di chiamata. Ma io mi giuro che se imparano i ragazzi è finita. Poi però ho mandato a tutti i miei amici un messaggio: chiamami è urgente. Tutti chiamavano me, ma suonava il telefono di Diego. È uno scherzo meraviglioso. E lì che ti ho chiamato io? Che ti ho fatto lo scherzo? Esattamente lì dove arrivavo lo scherzo. Perché sapete, ero a tavola e suona il telefono e mi risponde uno che deve essere qua e mi dice: chi è? No, è Germinario. Sì, vabbè, chi è? Dico: come chi è? Sono Diego. Diego chi? A Badantuono. Ah, allora cosa vuoi? Dico: ma cosa vuoi tu? Tu mi chiami, che cazzo vuoi tu? Allora dico: la prossima volta quando chiami, non sapevo chi, quando chiami di chi sei, hai capito? No, e ho messo giù. Guarda, mi ha chiamato un deficiente. Due minuti dopo suona il telefono, rispondo, però chi è? Sono Renato. Dico: sono Diego. Ciao Diego, mi hai mandato il messaggio? No. No, perché c'è sto qua con Mauro, saluti Mauro Donati, me lo saluti, saluto tutti. Dico: vedi, però sto scherzo, mi dai il numero di Fiorello? Perché mi ha mandato un messaggio a Fiorello che dice di chiamarlo subito. Dico: ti do il numero, ciao, metto giù e risuona. Dico: ciao io, a Fiorello. No, dico: Renato, sono Diego. Vabbè, dopo tre volte metto giù, mi chiamo un altro ancora, non so chi fosse, che quello di radio Albertino. Mi chiama Albertino. Ciao Diego, sono Albertino. Guarda Albertino, pensai che si è fatto uno scherzo Fiorello, continuava a chiamarmi tu. Me l'ha fatto mai. No, però poi l'ho chiamato io e ho detto: ciao Diego, sono Fiore, che mai, cercato qualcuno? Il maestro Andrea Camilleri, uno scrittore famosissimo. La mia macchina fuma anche per me. Ma lo cambi sto vecchio catorcio, si compri una macchina nuova. Scusi, qui non c'è niente fumo, ma tanto arrosto. Lei è una testa di minchia. Perché? Oh, oggi c'è una bella compagnia, Pipa da Costa, che sì, qualsiasi cosa gli chieda, canta, tu gli possa chiedere, sì, canta. Quindi dici: fammi l'inno di Mameli in brasiliano. Sai fare? O fai? Com'è? L'inno di Mamelo. In italiano. Mamelo si dice in brasiliano. Un, due, succede? Un, due, stai, sì. Ele consola, se quer como nada, sempre está como ela. A máquina não vá pra baladeira, é da butare, mas xingue a truiz, deixa na prisione. Meti la prima, a máquina não vá, e la segunda, a máquina não vá pra baladeira, é da butare, mas xingue a truiz, deixa na prisione. Vedi que vá, tudo quando indietro. Arriva subito, Becca. Stava facendo due giri di pianoforte ora. Ora, Becca, senti un po', lo sai che c'è Ligabue? Qual era quella canzone che ti piaceva di Ligabue? Qual canzone di Ligabue? Non ha capito molto. Ha parlato inglese e ora ha parlato barese. Adesso te lo dico. A me piaceva tanto l'amore con... Non capisce, scusate. Niente. Ma datemi il foglio. Ho capito.
anni, continua a parlare in italiano. Barese, sì. Buongiorno Baldini. Allora siamo in collegamento dalle docce del Palabam di Mantova. Siamo a Mantova perché siamo al palazzetto stasera. No, siamo proprio i gessi del Palabam. L'unico spazio libero che c'era è qui. Ma ti facciamo sentire, tira l'acqua. Ma l'ha detto lo sciacquone. Attenzione, ehi! Si deve ah no, l'ha appena tirato, non aspettare che si carichi. Il cantante esplosivo! Dai, Luigi! Dai, Luigi! Once I get you up there, where the air is rarefied, we're gonna ride absolutely starry. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you might even hear a kind of angel's cheer just because we get where. Otherwise it's such a lovely day. Just say those words and we'll bid those birds down to Acapulco Bay. Say it for fun for a flying honeymoon, that's what they say. Come fly with me, let's fly away. Coraggio, sì, diceva... Mario Bianchi, dicevi che categorie abbiamo oggi del migliore? I masochisti, Mike. Oi la la, sciambola. I masochisti, allora si parlerà di cuoio, pellame, picozze e trapani vari. Vabbè. Forza, fate entrare il concorrente. Ecco, sentiamo il concorrente. Concorrente alla tosse. Buongiorno, mi chiamo Ronzo, vengo dal Bello Bello, mi faccio picchiare il corrandello. Se vuole l'accontento subito, santa pazienza. Allora, lei è un masochista? Ecco, sì. Adesso ce la voglio, Mike. Dunque, sì. ama farsi percuotere con manganelli, farsi bucherellare con puntevoli e magari farsi schiacciare le parti molli con due mattoni. Anch'io qualche tempo fa mi dedicai al masochismo. Ricordo che una volta io e le gemelle Kessler ci rinchiudemmo in una camera d'albergo che si chiamava la vacca e il dragone. Mi ricordo che mi fecero vestire da fungo porcino. Vediamo il giornale, facciamo un po' di altro. Vediamo quello del cazzo. Scherellare con punteruoli e magari farsi schiacciare le parti molli con due mattoni. Sì, qualche volta mi faccio pure arrostire le chiappe sul carbone ardente. Vabbè, anch'io qualche tempo fa mi dedicai al masochismo. Sì, ricordo che una volta io e le gemelle Kessler ci rinchiudemmo in una camera d'albergo che si chiamava La Vacca e il Dragone. Già il nome. Mi ricordo che mi fecero vestire da fungo porcino, amici ascoltatori. Praticamente la testa del fungo erano le mie natiche. E Lynn Kessler mi ricorda che mi ammanettò a letto e Alice mi percosse con vigore le terga.
ragazzi. Sembri uno con la gastrite. Io ci sarò come una musica, come domenica di sole ed azzurro. Away from bright city light, bella. With the heart on fire, holding each other so tight. Grandiosa, signori. Giorgio. Adesso al processo per il coso è arrivato al giudice di testa, devo dire. No! No, 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 no! L'esecuzione! No, no, no! Aspetta, gli arcieri della regina! Aspetta, insieme! Come la scena di Pulp Fiction quando in posso uscire? Coreano che si chiama Kim Jong Il. Abbiamo la linea diretta, sentiamo se riusciamo con i suoi esperimenti atomici, sta facendo preoccupare il mondo, sentiamo se magari si era veduto, sentiamo se c'è la Corea del Nord in linea. Centrale, ci sente? Mi sentite? Sì? Sono io, non sei tu. Ma chi è, scusi? Pronto? Qualche problema con la Corea, si dà per lontano. No, pronto? Centralina Guidone, buongiorno! Ma io con tutti. Sento un casino, mi sento. Scusate! Che fai? Viva le due, grazie dell'attenzione. Questo non sarà un breve incontro, ma un incontro che si protrarrà. 6R, bravo, nel tempo. Nel tempo, sì. Fino a giugno. Chissà quante cose nasceranno da qui a giugno. Questa è solo la prima. Ringraziamo tutti gli intervenuti e diciamo addio, my darling. Goodbye, my love. Anche se vai via da me, il nostro breve incontro non scordo più. Un baglione, sì, un po' sì. Ma non scordarlo mai nemmeno tu. Meraviglioso, tu sei per me, io penserò sempre a te. Che era nervoso, no? Molto, ho smesso di fumare. Ah, e da quando? Da 10 minuti. Ah, c'è sì. Ho detto pure prima. Sì. Sono figlio di emigrante, per questo sono distante, ma certo un giorno a casa tornerò. Fiorello va a Firenze, aspettatelo e non applaudirete più, che potete disgraziare. Avevo paura, ma non chiedevo a nessuno. Rimani un po', non so più che sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me.
brunetta, guarda, guarda. La brunetta. Parleremo di tutto questo con l'avvocato Taormina, che segue in casa di Marta Baldini, giocatore, parleremo con questi ospiti, con Bruno, il nostro criminologo. Daniele Santanchè, che non manca mai, Stefania Rocca, Giulio Base, ma e poi soprattutto Roberto Flema! Un'esclamazione non vuol dire niente, che io quando mi innervosisco la Vespa faccio così, grazie, non abbiamo nessuno, grazie, ratatatantata, no, ratatatapantata, ratatatapantata, però più veloce, ratatatatata, alitatemi lo sa, questa sera porta a porta, Pippo. Non hai fatto la prova del tampone a Topolino? È vero che il buon ratto sniffa? Attenzione, a porta a porta, esclusiva per voi, mi drogherai. Io con Vespa voglio drogarmi in diretta per darmi una testimonianza degli effetti. Ecco. Giusto, l'ho vista. Qua, questa è la cartina. Ci metto un po' d'erba, ecco, dammi questa, lasciatemi questa, ecco di prima qualità, adesso rulliamo. Ecco che sta rullando. Accendiamo la mia bella cannetta. Accendiamo, ecco. Chi mi fa accendere? Ecco, come potete vedere e sentire, non mi fa nulla. Ah, meno male. Respiro di nuovo. Sì. La situazione è ancora sotto controllo. Meno male. Fatemi fumare ancora un po'. Ho una fame chimica. Scusate, qualcosa ha fatto, questa è la canna, ha fatto un'altra parte, sì. Adesso andiamo all'altro esperimento, adesso ci spariamo un rigone, bocca purissima, un bianco, siamo, questo è vero giornalista. Allora, aspetta un attimo, ti ha detto di mandare la sigla, datemi una carta di credito, per favore. Carta di credito. Ecco. Allora, grazie, mettiamo qua, attenzione. Questo è classico, questo. Però Bruno. Bruno. Bello. Qua questa. Grande quanto la riga del centrocampo di calcio.
Vediamo l'esperimento. La faccia. Visioni mistiche, voci che ti parlano, il quarto segreto di Fatima, Freddy Mercury, Sant'Egidio, San Padrignano e Capezzone. Oh, continua a disgraziare. Grazie. Non ti muovere, non ti muovere. Dai delle carte. Però c'è una cosa, noi stiamo filmando, se tu hai coraggio, dovevi che devi mandare noi. Io lo faccio, tanto c'è niente da vedere. Allora io sto dicendo a Pippo Baudo, siamo di giovedì, perché domenica deve mandare in onda questo pezzettino qua, perché guardate in che condizioni ha la radio. Vai Pippo Baudo. Mentre... Vai, ciao Pippo, ciao Pippo. Ma cosa stai facendo? Ma mi sta rovinando tutta la scenografia! Ui, 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 ma tu saleme! Sto facendo un graffito metropolitano, guarda, bello! Sei tu con un cannone in bocca al tramonto! Ti piace? Eh? Allora, adesso non parlo più col bambino, parlo con Enrico Cremonesi. Sì! Cerca di leggere quello che c'è scritto, va bene? Non ti inventare nulla, va bene? I graffiti si chiamano graffiti, non graffianti, va bene? Mi sono sbagliato! Ecco, non ti sbagliare. Sì! Se no ti do le randellate telefoniche. Aia! Alessandro Magno! Siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi. Ma che paura che ci fa quel mare scuro, che si muove anche di notte, non sta fermo mai. E vitti una grozza sopra un cannone. Anche questa sapete. Noi curioso e cevosi spiare. Radio Emigrante. Non ti potrò scordar, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto da me. Romagna mia, Romagna il fiore, tu sei la mia. Tutte le facciamo adesso. Tu sei l'amore. Oh mia bella madonnina, chi te brilli di lontano. Poi vediamo se fai quella giusta. Stop! E calabrisella mia, calabrisella mia, calabrisella mia, facemma amore. Devi farlo così, c'è il buco qua, lì è. E devi fare il complice, così, mezzo, lo scherzo a lui. No, non è così. Ti faccio vedere, tieni un attimo. Allora, perché l'attenzione sua è su di voi. Guardare, lui rimane così. A me l'ha fatto sto che una volta. Ti piace? Questo lo rifaccio a Stefania insieme. Allora, scusa, te lo faccio. Il problema... Cazzo, sei scemo, schiaccio il computer. Ma sei un pirla, ragazzi, gli spacchi il computer. Ma che cazzo! E vabbè, ma tu l'hai messa sul computer audio di Rai 2 su Viva Radio 2 e noi, io e Baldini, correremo e faremo noi facciamo gli urliamo alla Leo Freddi, la sprattoniamo un po' e scappiamo e c'è la direttoria, silenzio, ok. State qua, di corsa, chi è che ci scorda? Signora, vada veloce! Facciamo le scale, dai, facciamo dove le scale. Si lì? Qua, si lì.
No, no, no. Facciamo un'incursione. Vai, vai. Dovevano finire, Sandra questo lo sa, lei aveva un rapporto bellissimo col tempo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pronto? A destra, a destra. Oh, pronto, mi sentite? A sinistra. Pronto rosso, pronto! Pronto rosso, pronto! E lo E non c'era un buco per entrare, no, era tutto blocco. Tutto bloccato, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Attenzione, durante l'incursione di Fiorello e Baldini in TV all'Italia sul 2, Sandra Milo riconosce Baldini e dichiara a Monica Leofredi: quel signore mi deve dei soldi. I gatti guardano nel sole mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, e telefono intanto penso a te. Come stai? Dove andiamo? Penso a te. Le sorrido, abbasso gli occhi, penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, cercando. Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te. Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. Ci prendere dal panico, sì, ragazzi, come fa? Dal panico. Non facciamoci prendere dal panico.
non facciamoci prendere dal panico. E qualcuno direbbe anche non facciamoci prendere, va bene. Beh, sì. Lascia stare, basta adesso le critiche. Ve le faccio ingoiare insieme alle banane e il lampone. Grande Prato Verde, sai cosa faccio sul Grande Prato Verde? No, ci porto il mio cane a casa. No! Dai, dai. Il presidente dice che cambia una giorno, oggi è ministra della famiglia Kim Rosy Bind. Ciao ciao ciao. Ciao 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 ciao. No, non c'è la pubblicità. Allora, di Francesco Totti, amici difensori. Amici difensori, vi devo dire due cose, sperando che non siate persone permalose. Perché voi mi corcate del botto in ogni partita? Vorremmo da centaio e famo la finita. Ma ricorpacci vostra, menate come Fabbri. Ma avete rotto un femore, due tibie e i legamenti. Ma avete storto un'alluce, portato via un menisco e l'arbitro cornuto ne manco l'ha visto. Quando ritorno a casa, se non mi sono spaccato, Ilari mi dice, ma che, non hai giocato? Mi fio poveretto, che non c'ha manco un anno, mi riconosce solo se arrivo soppicando. Ci tengo a precisare, non so una ciumachella, la posso sopportare una qualche bottarella. Perciò vi chiedo solo, l'anno prossimo venturo, uno scontro tra campioni è un gioco meno duro. Se poi non gliela fate, sapete che vi dico, come dice il poeta e Carmine Cargiuro, amici di menzioni, piano. La facciamo, la facciamo una volta? Vai! Io non c'ho il testo, se io sapessi... Sarei sempre in vacanza, se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io metto col sorriso. Oh yeah. Wow. Che groove! Problemi zero, problemi a non finire, un giorno sembra l'ultimo, un altro è da impazzire, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io metto col sorriso. Di 10 cose fatte, te ne riuscita a mezza, e dove c'è il nostro strappo non metti mai una pezza. Get down. Cose fatte, non metti mai una pezza. Right. E dove c'è uno strappo non metti mai una pezza. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la donna, ricordati ancora. Sei bella come il sole. Addio alla Radio 2, l'allegria contagiosa di questo cantante cubano che è arrivato qui con la sua canzone che si chiama El Chico Fortunato, la quale ha portato tanta fortuna anche a me. Grazie a Lorenzo, ti invito grazie. Domani noi a un nuovo gioco che faremo a Natale, si intitola il gioco Distruggi il presepe. Grazie! Grazie, grazie! Infatti mi hanno fumato una sigaretta prima di trarsi come avevamo pensato a questo, lei che camminava, avevamo pensato di farla in esterna, ma noi la facciamo con, guardi, con questa cosa qua. Meraviglia. Senza bisogno di. Sì. Allora, pensavamo questo, lei che cammina. Sì.
come fa solitamente quando se ne va? Quando faccio il giro del carcere. Che se ne va diritto verso casa. Allora. Io e lui, dietro di lei, io dico a lui. Faccialo a Fiorello, dai, chiedi. Diglielo tu. Diglielo tu. No, e lei, ma siciliano, siciliano come lui? Ma che vuol dire essere siciliano? Non ce la faccio. Mi vergogno, non mi vuole. A un certo punto lei si deve girare e ci dice, ma insomma. Ma che volete che mi state seguendo la giornata? Oh, no, non mi viene per dire roba. Scusate, è da mezz'ora che mi seguite. 7 novembre comincia il alle 13. No, perché volevamo dirle che il 7 novembre inizia Viva Radio 2 su Radio 2. Alle 13.40. Fiorello e Marco Valdini. Ci guarda e ci, come vuole lei ce lo può dire. O che minchia me ne fotte a mia, o che cambia sì se me ne frega a mia, e finisce là, cioè finisce là. Ha capito com'è? Cioè, lo trovo splendido. Io me ne stai fottendo. Senza bisogno di fare, ah che bello, no! Che mi chiamano fotte, si gira e se ne va. Finito. E noi rimaniamo lì e ci ma era quello vero, faccio. E tu? E io dico. Ma era quello vero? Verissimo. Ma era quello vero? Quell'uomo era vero. Sì, bella di mamma tutta, questa è lei, questa che mamma, fa? Sì, bella di mamma tutta a posto. Me li sono messi, mi hanno dato una salvata. Veltroni per fare una cosa simpatica mi ha messo in un albergo vicino a Fontana dei Trevi. Ah, oh, mi sono scappati fuori certi reumatismi che sto piegando in due commerciali e mi hanno dato finanziaria. Manca solo una cosa, un po' di volume ed è perfetto. Ce l'hai detto. Lei è così. I tempi comici, è giusto. Fidati, è carino. C'è pure la battuta politica. Poi che poi basta, è fine. No, poi quanto è finito. Ma io faccio solo questo. Ah, poi lei fa. Che succede? Lei lo fa lei. Se vuoi puoi farlo anche lei, mio marito, quella voce tua, ma che sta facendo? Ci sono pure io? Che sente? Sì, i rumori ma c'è, che si ti farà? Ma che sta facendo mio marito? Allora, Monica, ma che si ti farà? Ma l'hai sentita? Ma la frega, ma meglio così. Vicino a Fontana dei Trevi. Ah, oh, mi sono scappati fuori certi romantismi che sto obbligando a un 2% dopo la finanziaria. Amore San Valentino, dove sei? Amore? Amore? Scusa. Amore, dove sei? È San Valentino. Ma dove sei? Non ti trovo. Amore? Ma dov'è? Amore? Amore! Che c'è? Non parlavo con lei, volevo parlare con mia moglie. Vabbè, tagliala. Sì, però deve essere esagerato. Deve essere urla. Chiudiamo gli occhi. Urla. Sì, vai. Dai. Ci si gira da qua. Ne fai tre. Se io no... faccio amore al tre, fai. Se tu ne fai tre attaccati, va bene. Così va bene. Amore, sono appena rientrato. È San Valentino. Dove sei? Amore? Amore? Ma dove sei, amore? Amore. Che c'è? Non parlavo con lei, parlavo con mia moglie. Perfetto. Ora facciamo... Infermiera! Aiuto! Aiuto!
starei qua solo per vedere la faccia di Cremonesi che fa la figlia. È viva, purtroppo è ancora viva. Ma lo sai che gli piace tanto fare la figlia, lo sai, vai. Attenzione, eh? I grandi mezzi di Radio 2. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cremonesi, guardami, cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei più. Finisce qui. Chi se ne va, che male fa? Ma questo pubblico, vale col disco, pubblico. Fiore. Io trascino degli occhi dei torrenti di acqua chiara dove io verrò. Io cerco boschi per me e ballate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Devi sorridermi se vuoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, 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 addio, domani tornerò, domani, addio. Cosa tende, eh? Oddio, non ci vedo, dammi gli occhiali. Ah, finalmente. Ora tolgo gli occhiali. Ah, non vedo, non vedo, non vedo. Una cavalca di letto. Tu non ce l'hai lì, eh? No, perché ce l'hai lì. Cavalca, cavalca. Sei la cavalca. Cavalca. Fammela tirare. Vai. Che nota devo fare, maestro? Cioè no, ma mi dica così, se no sembra... No, tatta, do, si, è un sol. Sol, lo sapevo benissimo. Meglio sol. Che mal accompagnato. Vai. Bella io sapevo sì la do, vabbè, andiamo. Io pure sapevo mi sorella fa la fasola. Certo. Parto io? Certo. Oggi mi sono ma che sta? No. Lo so, ho fatto apposta. È sotto. Dai, dai, la faccio, lo sotto, sai, lo so, sotto, lo so, lo so. Sì, lo sai. Rivado. Vai. Oggi... No, aspetta. Giusto. Oggi mi sono svegliato e un soldino ho trovato. L'ho presa giusta. Era caduto per terra dai miei pantaloni. Cosa ci faccio? Vado alla SNAI e lo scambio con un brivido. SNAI, 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 ti amo. Snai, 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 ti adoro. Se mi annoio da te io tornerò. Una scommessa ogni tanto fa bene al mio cuore. Grazie. Vado avanti? Oh, raccogliete però, grazie. Raccogliete? Abbiamo vai. Tirato monete, vai. Sappiatelo, casa. Allora, ci siamo? Ma devo partire, parto. Sì, sì, parto. Iniziamo insieme, eh? Io paro, tu tira, io paro, io paro, davvero. Vai. Tira di testa, di collo, di esterno, che tanto io lo paro. Voglio che sia chiaro, non sbaglio mai, giuro. Ma se succede, capello mi prende, mi si incupa. Grazie.
testimoni, qui non c'è scritto, qui non c'è scritto, però deve essere talmente vero che... perché qui non c'è scritto, qui mi prende e mi... Sono politicamente scorrettissimo certo. Adesso. Era una bellissima canzone. La vuoi fare con me? Molto volentieri. Molto volentieri. Mi piacerebbe molto che, canti, già. Che tu la fare, la facessi con me. Vai. Però adesso non mi ricordo il testo, magari, eccolo là. Allora, si intitola Grazie perché. Sentiamo. Tra l'altro una novità. Sì, beh, cosa fai? La spiritosa ti no, mangia a casa, calci nel sedere, allora... Scusa Gianni, prego. Ti ricordavo buono, adesso non so più. Grazie perché nella rapina di giovedì sera non eri con me, ma tu lo sai, sono un bastardo, questo miliardo lo tengo per me. Grazie perché se da lontano spara una mano, trovo la tua. Grazie te che quando ti guardo vedo un bastardo davanti a me. Grazie te che brutta carogna manco la fogna te vuole vedere. C'era un ragazzo che amava i Beatles, tu gli hai sparato e non c'è più. Grazie di che manco tua madre quando la chiami ti vuole faccio cileca, anche stanotte ci leccherò. Ci leccherai, tu già lo sai, noi lo sappiamo. Peggio per te. Grazie perché poi arriva Diego ed io mi piego alla sua volontà. Grazie te che stammi vicino, premo il grilletto. E non ci sei più. Bellissima. Ciao, ciao miei amici. Eccoci, finisce la scuola, ci siamo. Tu, venga, vicino, vicino, vicino. Venga, vicino. Mettiamoci vicino, perché non vogliamo dire. Attenzione. Senza preoccupare, voce io ci stiamo ora. Non me l'aspettavate questa? No. Lui è Baldini, ma... E lui è Fiorello. Buonasera. Sì. Tra un po' ci sarà la felicità. Sì. E dopo ci siamo noi, non facciamoci prendere un palico. Ciao, Ciao, non sei più quello di prima? Chi te l'ha detto? C'era un ragazzo, adesso sono un bastardo. Me l'ha detto Cooper. Ah, ok. Come dici? Sì. Ti ricordi il gufo con gli occhiali? Sì, quello. Gufo con gli occhiali. Sì. Dopo la pubblicità ci
ci siamo noi e dopo ci sarà Assunta Spina che questa fiction sì. Su questa elettricista licenziata. No, è una storia. È una storia meravigliosa. La cosa bellissima era una battuta, Assunta Spina. Assunta Spina, capito? Elettricista, Spina, licenziata. Oh, ma dov'è? Tutto brutalmente la scenografia è quella. Quella, non so. 600 euro. 600 euro. Ci vediamo dopo. Dobbiamo tagliare. Sì. Perché se non tagliamo ci lasciano in onda e sfornano l'opportunità. Sono veramente... No, no, no. Via. Pubblici, già se sono andati a dire che se non andiamo, noi siamo qua. Se noi ci vediamo in onda, parliamo. Se sfumano, noi... Esatto. Ciao, dopo. Fermo, non dire niente. No. Siamo là, vedi? Siamo ancora là. Radio, vi, la radio tu.